find a will, and I'll find a way. 'Cause those things you need are never too far away. For some it's too tough, for others it's too late. I don't want to see you making that mistake. You have your feet on solemn ground, but know that you'll be fine. 'Cause I won't let those demons get to you. I'll help you when you're low, and lift you from the ground, and hold you really close until you calm down. 'Cause sometimes what you need is not so far away, even if right now it doesn't seem that way. So while you're pacing up and down and talking to yourself, do a little dance to see if that helps. It's fun to laugh, smile a little, it will pass. There's no shame as someone who's beyond help. I used to feel the same way. And don't analyze the bad points and hear them through the loud noise in your head. Pacing up and down and talking to yourself, do a little dance to see if that helps. It's fun to laugh, smile a little, it will pass. And say no to it all. Take control and looking at your own self as someone who's beyond help and alone. And don't analyze the bad points, remember that the good things only come to those fight to win the day. Ciao, ciao, buonasera, buonasera a tutti. Sono state 10 puntate e ogni puntata ero terrorizzato, emozionato. Stasera è l'undicesima, sono felice. Sono felice perché è venuto il momento di ringraziare assieme ai miei colleghi, se mi consentono di chiamarli così, presidenti, e li chiamo subito, Alberto Fontana, Marco Rasconi e Daniela Lauro. Li chiamo qui insieme a me perché oggi è venuto il momento di ringraziare
tutte le persone che hanno reso possibile questo successo. Ed ecco Eccoci. Daniela, ecco Alberto ed ecco Marco che dovrebbe arrivare. Perché siamo una squadra? Perché quando si è una Eccomi, squadra, ciao ciao. Marco, quando si è una squadra quasi sempre si vince e devo dire che questa splendida iniziativa ha raggiunto dei risultati. Alberto, prego. Sì, ha raggiunto dei risultati che festeggiamo oggi, nel solstizio d'estate, che è arrivato e che perciò si porta con sé la luce. Noi quella luce l'abbiamo cercata anche appunto in questi 90 giorni, cercando di essere vicini alla nostra comunità, per non abbassare lo sguardo al lockdown, al virus, a tutti gli effetti collaterali che ci ha portato nelle nostre case. Grazie ai nostri donatori abbiamo raccolto oltre 228 mila euro, sono stati più di 495 i donatori e oggi possono chiaramente continuare a donare per questa iniziativa, essendo l'ultimo giorno. Abbiamo distribuito, oggi vorrei essere particolarmente preciso, abbiamo distribuito oltre 30 mila mascherine chirurgiche alla nostra comunità, 3.734 consulti clinici e interventi di assistenza a distanza, oltre 600 sono stati gli accessi agli ambulatori, video chat, 934 chiamate al servizio Nurse Coach dei centri clinici NEMO, 3.153 contatti di consulenza dal centro d'ascolto AISA, 759 famiglie supportate da AISLA appunto attraverso i loro servizi, 145 nuovi pazienti presi in carico dal numero verde di Stella di Famiglie SMA, oltre 57 punti di incontro di WIL-DM, punti di incontro nel quali sono stati fatti approfondimenti e tant'altro. Poi abbiamo aumentato la nostra squadra con 28 ambasciatori, 8 playlist su Spotify, 10 live e 107 mila visualizzazioni del nostro Distratti Ma Vicini. Credo che questi sono numeri importanti. No? Laura, Marco. Laura, prego. Sì, sono numeri importanti. Abbiamo costruito una bellissima squadra che ha portato questa campagna fino in fondo. È stata una bella iniziativa in cui tutti quanti abbiamo lavorato per il Nemo, perché siamo tutti quanti Nemo. E proprio in un momento di grande difficoltà, io ricordo ancora la mattina che ci siamo sentiti un po' per fare il punto della situazione, Massimo ci ha lanciato questa sfida e io e Marco immediatamente, perché era un momento troppo importante per rimanere ognuno nel proprio, diciamo, nel proprio sgomento, perché era un momento difficilissimo per l'Italia, ma per la nostra comunità e soprattutto per tutto quello che rappresenta Nemo, per le nostre famiglie, per i nostri pazienti. Quindi non potevamo rimanere fermi, ma ci siamo dati la mano e siamo andati avanti e siamo arrivati fino a questo giorno. Marco, prego. Beh, la mia associazione si parte con Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare e noi abbiamo rappresentato qua un'unione ancora più grande, ancora più ampia, che ci ha seguito ovviamente per questa campagna in questi 3 mesi, ma è chiaro che le nostre associazioni sono unite da sempre, lo saranno sempre, anche perché quando facciamo queste cose otteniamo dei risultati straordinari. Io prima mi stavo perdendo nei numeri. È qualcosa di veramente incredibile quello che abbiamo fatto in questa primavera per ripartire e direi che iniziamo un'estate alla grande oggi. Eh sì. Complimenti davvero, mi verrebbe quasi voglia di rilanciare, e cioè, ma perché dobbiamo smettere questo appuntamento? Ne riparleremo, ragazzi, ne riparleremo, perché credo che, insomma, no, è un appuntamento che non solo dal punto di vista economico è stato molto importante, ovviamente come ha ricordato Alberto siamo stati vicini alle problematiche che hanno avuto i centri Nemo e ci siamo riusciti proprio per quei numeri che ricordavamo. Però questo credo che possa essere anche una maniera di contatto, no? Anche se virtuale, con le nostre comunità. Perché
e ha funzionato anche per questo. Quindi davvero ne parleremo nelle nostre riunioni e vedremo come andare avanti. Beh, guarda E le magliette di quindi Daniela, grazie. guarda le magliette di Daniele Marco, sono bellissime e fanno invidia, Io no? sono colpevole perché non l'ho portato dietro con me, purtroppo mi sono dimenticato e chiedo scusa a No, tutti, mi invece dispiace proprio. il mio problema è la taglia. La tua è la taglia, Purtroppo, lo so, lo so, lo so. non è ancora arrivata, troppo grossa. Tra l'altro io e Ma Daniela neanche ci siamo va bene. messi d'accordo, eh. Esatto. Cioè, io, lei bianca, io nero, ma non ci siamo accordati prima. Quindi capisci che è un'unione di intenti ancora più forte la nostra. Proprio per dire distanti ma vicini, e l'abbiamo detto all'unisono, proprio senza metterci d'accordo. Grandi. Doveva passare in sovraimpressione diciamo, tutti gli ambasciatori che hanno accompagnato questa nostra iniziativa, perché oggi è anche il momento, eccoli qua, è anche il momento di ricordare tutte le persone, no? E di ringraziare tutte le persone che hanno reso possibile questo appuntamento, perché è vero che sono dei numeri, ma dietro ai numeri ci sono nomi e cognomi. Ecco, quindi questi sono gli ambasciatori che hanno consentito questa nostra iniziativa. Grazie Marco, grazie Laura. Ovviamente con voi ci rivedremo e riprendiamo il filo della nostra. Daniela, io mi Daniela, auguro. scusa, scusa, scusa. Però Laura non sarebbe male, eh? Vabbè, vabbè, ho detto una stronzata, ti chiedo scusa. Va bene. Ci vediamo dopo con i super presidenti, no? Ci Ci vediamo dopo. vediamo dopo. Torniamo dopo. Ciao. A dopo. Ciao. Grazie, Ciao. ciao, ciao, ciao. E riprendiamo con una categoria importantissima di queste nostre iniziative che sono stati i grandi esperti. Alberto, e ovviamente quando si parla di questo ti lascio la parola, doverosamente la parola. Eh sì, chiamiamo il primo che per noi non è ospite, perché poi è il cuore, no, del racconto del nostro viaggio che abbiamo fatto in questi giorni. Vediamo se così la presentiamo insieme. Tra l'altro facciamo i complimenti, no? Siccome è l'ultima puntata, al nostro regista Luca, no? Poverino, E come no? L'abbiamo. L'abbiamo dette fatte di tutti i colori, però lui è stato straordinario, è Ha stato fantastico. resistito nonostante noi, no? E poi mi piace ricordare, Alberto, subito dopo l'esperto, ci saranno due persone a noi molto care, che sono stati, diciamo, gli ideatori, no? E grazie a loro che noi abbiamo avuto l'idea di Certo, fare cioè, questa. infatti non poteva, sono la madrina e il padrino del nostro evento, no? Ma Poi cosa dici? decideranno. Ma sono due No, no, ragazzi. no, no, si metteranno d'accordo, uno deve fare la madrina e uno il padrino. E Ma allora ci adesso. metteranno la parrucca? Ah, non lo so, però può essere, non lo Non lo so. so. No. Eccoci, Vabbè. Ecco Stefania, Stefania. benvenuta. Buonasera. Stefania. Che non ha la parrucca, sono i suoi splendidi capelli quelli. Siamo collegati in Sicilia al centro clinico Nemo Sud, non siamo al centro clinico Nemo Sud, però siamo collegati con la dottoressa Stefania La Foresta, responsabile del servizio di psicologia, è il nostro supervisore scientifico, ma soprattutto è la voce narrante dei video fiaba che molti hanno visto perché hanno avuto un grandissimo successo, che sono appunto una fiamma per Nemo, che non sono solamente una fiaba, no, Stefania? No, è stata un'esperienza davvero straordinaria, devo dire. Intanto vi ringrazio di questo collegamento, sono abbastanza emozionata e molto onorata di fare parte oggi di questa squadra. È stata un'esperienza davvero eccezionale che abbiamo realizzato grazie a una squadra forte,
chiaramente grazie a Letizia Bucalo e tanti artisti che ci hanno aiutato a realizzarlo. Io naturalmente sono stata la voce narrante di queste fiabe, anche perché sono il volto in qualche modo noto per i bambini, no? Perché al Nemo diciamo, abbiamo sempre portato avanti questo strumento preziosissimo della fiaba, che non ha solo un potere di rassicurazione, anche ludico, giocoso, ma anche terapeutico. Io infatti presso il Nemo ho proprio ideato con i bimbi una fiaba terapia che attraverso il gioco contestuale prepara i bimbetti anche ad affrontare trattamenti terapeutici anche particolari, invasivi e quindi fonte di grande paura e di grande ansia, come per esempio la somministrazione di spinerasa. E quindi diciamo delle fiabe terapeutiche, di cui qui ho un libricino della fiaba che appunto narro ai bambini prima della loro esperienza con Spinnerazza, ci siamo poi tuffati in questo mondo delle fiabe che abbiamo divulgato attraverso i social, e quindi il contenuto, ecco che vediamo delle immagini, sì, diciamo poi che... tra l'altro è possibile rivedere tutte le fiabe proprio su Facebook, no? Poi diciamo dove possiamo trovarlo, no? Sul sito di Fondazione Aurora su Facebook, giusto? Sì, anche su YouTube è possibile rivedere le fiabe e quindi poterle riascoltare e poterle appunto utilizzarle proprio anche a fini di rilassamento, ecco, per i nostri bimbi. Le tematiche che sono state affrontate all'interno della favola e quindi i contenuti sono stati anche importantissimi, perché sono state delle tematiche che in qualche modo spiegavano ai bambini attraverso un linguaggio molto più facile, molto più rassicurante, quelle che erano le esperienze che loro vivevano nel quotidiano attraverso il lockdown. Per esempio questa fiaba di cui abbiamo visto la rappresentazione era ambientata nel fondo del mare, quindi in qualche modo richiamava un luogo chiuso che era quello della casa, un mondo interno dal quale non si poteva in quel momento uscire, e quindi valorizzava come poi all'interno di questo mondo ci sono tantissime esperienze avventurose di affetto che possono essere vissute, che poi è quello che noi abbiamo sperimentato in questi mesi, riscoprendo tantissimi valori, una ricchezza di un mondo che noi abbiamo a portata di mano e che spesso viviamo magari poco, perché siamo presi un po' da tutte le attività della vita quotidiana. Grandioso, grazie Stefania. Senti, Stefania. Allora, come hai detto, abbiamo accompagnato in quel periodo difficile la nostra comunità. Senti, prima di lasciarci, mandaci un messaggio su quello che secondo te possiamo, dobbiamo fare, come vivere la prossima estate, no? Oggi è il primo giorno, se appunto oltre a accompagnarci, no? Insieme alle fiabe di Nemo Sud, quale consiglio dai ai nostri genitori, ai nostri piccoli, insomma a persone che tu hai modo nel centro clinico Nemo Sud di incontrare tutti i giorni? Ma il mio consiglio è quello naturalmente di fare tesoro di questa esperienza che abbiamo trascorso e di trasformarla in un'esperienza di arricchimento, perché questa esperienza di fermo tutti in qualche modo ci ha insegnato a valorizzare ciò che più conta nella nostra quotidianità, quindi investire nella famiglia, investire nelle attività di tutti i giorni che in qualche modo ci arricchiscono, quindi vivere con una maggiore anche spensieratezza, ecco, questa ripresa, dando il giusto peso, ecco perché è anche importante regolare le emozioni che un po' hanno caratterizzato questo periodo, facendone appunto tesoro e permettendo appunto di apprezzare ancora di più ciò che viviamo nelle piccole cose, nella quotidianità. Questo è il mio messaggio. Quindi di apprezzare la quotidianità. Grazie Stefania. Grazie Stefania. Grazie di cuore, veramente. Un bacione. Un bacione da parte di tutti noi. Ci vediamo a Messina. Vi aspetto. Ci vediamo a Messina e salutiamo, grazie a te, tutti gli esperti che hanno partecipato ai nostri appuntamenti, la Sabatelli, a Lunetta, ecco tutti i nomi. Gianluca Vita, Valeria Sansone, Eugenio Mercuri, Riccardo Zuccarino, davvero tantissimi
e grazie del lavoro che fanno tutti i giorni per la nostra comunità. Purtroppo. Senti, Alberto. Sì. No, stavo dicendo, purtroppo. Vai. No, purtroppo non abbiamo potuto invitare tanti altri nostri professionisti che danno forza al progetto Nemo, no? Ce ne sono tanti, però recupereremo, no? Troviamo il modo massimo per portarli insieme a noi in altre avventure di comunicazione, saranno protagonisti anche loro di quello che faremo in futuro. Stavi dicendo? Senti, adesso c'è un campione, no? È un papà campione, però voglio annunciare anche quelli che ci saranno dopo, perché secondo me saremo in tantissimi così negli ultimi 45 minuti di puntata, perché dopo ci saranno Andrea e Michele, Radio DJ, che sono da 15 anni, posso dire, a disposizione della Fondazione Viale Mauro, e poi hanno sposato tutto quello che la Fondazione Viale Mauro ha fatto in questi 15 anni, e quindi Aisla, e quindi Nemo, e quindi davvero delle persone splendide, oltre che dei professionisti bravissimi. E poi insieme Ron e Neri Marco Re. Quindi grande. Da qui alla fine, secondo me, faremo scoppiare la piattaforma Facebook, così Zuckerberg dovrà spendere un po' più di soldi. Eccolo qua il papà campione. Eccolo. Ciao, qua. Ciao Francesco, come stai? Ciao. Aspetta Pier. Dobbiamo aspetta, accendere il microfono di Pier Francesco. Che non ti sentiamo, eh? Io non ti sentiamo. Ecco, adesso mi sentite? Sì, adesso sì. Ok. Buonasera allora, a tutti. Adesso sì. Ciao. Guarda, facciamo come ciao. Facciamo finta di essere in televisione, no? Sì. E allora dovrei spendere un'ora per presentarti, no? Però faccio solo un piccolo disegno, no? Nel senso che Pier Francesco Mascolo è il papà di Nicolò, un bimbo di 7 anni affetto da SMA, ma questo è una parte assolutamente rilevante marginalmente, perché il bello è l'energia che te, la tua famiglia, tua moglie, Nicolò sprigionate in ogni momento che si ha la fortuna di incontrarvi. E perciò ti abbiamo chiesto, no, di essere qui con noi per l'ultima puntata di Distratti ma Vicini, proprio per trasmettere quell'energia che ogni giorno ci dai, perché sei anche un leader associativo, sei responsabile di Famiglie SMA in campagna, e poi in ultimo ti diamo anche la responsabilità di annunciare un appuntamento importante a luglio che riguarda Nemo. Perciò siccome non esiste, Nemo è una comunità grande, tu sei oggi chiamato a lanciare questo momento. Benvenuto Pier Francesco. Grazie Alberto, grazie innanzitutto della tua presentazione. Io sono Pier Francesco, sono il papà di Nicolò, sono un papà e ringrazio voi per avermi ospitato e datomi ancora una volta la possibilità di parlare di quanto sia importante supportare le malattie genetiche. Oggi si parla di solstizio, di rinascita, anche rispetto al lockdown che c'è stato per la patologia, il Covid, che ci ha tenuto in casa per molto moltissimo tempo. E credo che questo sia stato un periodo un po' per tutti, ma soprattutto per me, per riflettere ancora una volta su quanto sia importante la vita, su quanto sia importante credere che ognuno di noi ha una possibilità di rinascita. Perché lo dico? Perché è chiaro che io da 9 anni, perché Nicolò ha 9 anni, Alberto, ne ha 2 in più rispetto ai 7 che hai detto tu, ed è un grandissimo traguardo. Perché Nicolò è affetto da atrofia muscolare spinale di tipo 1, conosciuta anche come SMA, ed è una malattia genetica molto importante, molto invasiva,
E quando io e la mia famiglia avemmo la diagnosi 9 anni fa, veramente ci sembrò all'epoca che la vita finisse, perché non c'erano allora tante speranze, o quantomeno un'idea di vita molto molto invalidante. E invece il tempo, la ricerca ci ha dimostrato che ha sfatato quello che era il nostro pensiero, che tutto fosse finito, perché non è stato così, perché ci siamo rimboccati le maniche, perché grazie al supporto dei medici che seguono Nicolò, che seguono l'atrofia muscolare spinale, di passi da gigante ne sono stati fatti tantissimi. Grazie alle associazioni, alle fondazioni che ogni giorno mettono tutto il loro impegno per reperire fondi e per far capire alle persone che hanno la fortuna di non doversi confrontare con malattie genetiche di quanto è importante il loro aiuto, perché io sono di parte, io ci metto la faccia, perché non ho le armi per combattere la malattia di Nicolò, se non quella di metterci la faccia e di mettere la faccia di mio figlio, cercando di rendere anche alle nuove diagnosi, a quelle famiglie che purtroppo si approcciano con una diagnosi infausta, far capire loro che la vita prosegue, ma io ci metto la faccia per dare un aiuto. Ecco, io a volte penso che il mio compito rispetto a un altro papà o un'altra mamma sia proprio quello di dimostrare con un sorriso e con tantissima energia che la vita non finisce. In realtà questo non basta, non viene da solo. Questo viene se poi dietro di noi c'è un meccanismo importante, che è quello che si dà da fare in prima linea per trovare delle soluzioni, per creare delle opportunità, per far sì, per dimostrare a noi che c'è ancora una possibilità, una scelta di vita importante. E questo è un messaggio che noi genitori, o noi parenti, o noi comunque persone che approcciamo con la disabilità tutti i giorni, dobbiamo gridare sempre ad alta voce. Da soli non ce la possiamo fare. Abbiamo bisogno dell'aiuto e del supporto anche di tutte quelle categorie di persone che con la disabilità hanno poco a che fare. E dobbiamo metterci la faccia. Bravo. Dobbiamo metterci la faccia, perché ci dobbiamo fare conoscere. Dobbiamo far capire che il mondo intorno a noi o intorno a loro è fatto anche di persone, di bambini che soffrono e che tutti i giorni si confrontano, diciamo, con delle malattie sconosciute per la stragrande maggioranza delle persone, ma ahimè per noi che le combattiamo e le viviamo tutti i giorni sono la nostra quotidianità. Quindi io sono qui proprio per questo, cioè la mia testimonianza vuole essere quella di un papà felice, di un papà che non si arrende, papà che spende tutto il suo tempo, anche se questo tempo è molto limitato, è molto poco, a far vivere la vita, la miglior vita al proprio figlio. Grande, lo sapevo. Per Francesco, proprio per questo, noi saremo insieme il 4 luglio a Napoli, proprio per questo, no? Perché i centri Nemo, dillo tu. Allora, io ringrazio Mauro, perché secondo me si avvera un momento importantissimo. Io sono fruitore con la mia famiglia di un centro Nemo e ringrazio tutti i giorni il Nemo che mi dà la possibilità di curare mio figlio. Il 4 luglio, io sono campano, sono napoletano e sono fiero e orgoglioso di dire che il 4 luglio è la data di fine lavori del centro Nemo Napoli. Cos'è il Centro Nemo Napoli per noi fruitori? È una grandissima opportunità, quindi anche da delegato di Famiglie SMA, saluto anche Daniela che è lì, colgo l'occasione perché per le nuove diagnosi, per quei bambini che con screening neonatale si approcciano, ahimè, a vivere, diciamo, un percorso di vita difficile, ecco, sapere che anche in Campania c'è un Centro Nemo
che si adopera per le malattie genetiche, beh, quella non solo è una grande opportunità, ma permettetemelo di dire, anche da cittadino campano è una grandissima soddisfazione. Esatto, bellissimo. Io sapevo che tu eri la persona più adatta per lanciare, oltre un messaggio di energia che sprigioni ogni volta che io ho avuto la fortuna di incontrarti, era giusto che fosse una persona come te a lanciare questo appuntamento, che è l'inizio di un viaggio che dovremo tutti insieme continuamente alimentare, speriamo, anzi siamo certi che diventerà un punto di riferimento per tutta la regione Campania e non solo. Io, Alberto... Alberto, io voglio... Scusa Pierfrancesco, io voglio porre un accento su una cosa che hai detto tu che mi riguarda personalmente, e cioè il fatto che non bisogna essere... non bisogna avere un dramma in famiglia per occuparsi di qualcosa. Questo è un concetto che deve passare, no? Perché proprio per stare accanto poi a persone come te, che davvero sei un campione, no? È importantissimo, perché un paese che investe in ricerca, un paese che investe nell'assistenza di qualità, allora sì che è un paese civile, no? Perché se no, se lascia andare le persone che hanno problemi, non mi piace, è un paese che non mi piace, ecco, perciò c'è l'impegno per queste cose. Guarda Mauro, io ti rubo giusto l'ultimo minuto. Per me l'approccio nei confronti delle malattie genetiche non è un approccio rivolto solo alla SMA, perché mio figlio è affetto da atrofia muscolare spinale. C'è la SMA, c'è la SLA, c'è la distrofia. Ogni malattia genetica, ogni disabilità è testimonianza di valori. Noi, come voi che ci mettete la faccia tutti i giorni, come te, come Alberto, ma anche come Daniela, ma anche noi genitori, anche noi semplici persone che si adoperano tutti i giorni senza essere degli specialisti in causa, ma siamo comunque portatori di interesse nei confronti di chi ci guarda, anche nei confronti degli amici, anche nei confronti dei parenti. È sacrosanto quello che hai detto, è sacrosanto e giusto, e avendo questa opportunità oggi che è capitata a me, ma di campioni come tu mi hai nominato, io non sono un campione, di campioni ce ne sono centinaia, io ne conosco veramente di ogni età. Forse i veri campioni sono proprio più piccoli, gli affetti, i malati, perché loro sono i veri campioni, quelli che ci dimostrano, che ci danno forza, quelli che ci dimostrano, ci regalano un sorriso. I veri campioni sono loro, noi li accompagniamo e ci lasciamo accompagnare, perché io mi lascio accompagnare dalla malattia di mio figlio, ma traggo energia e forza proprio da lui, è lui che mi trasmette energia. È lui che mi fa pensare, mi fa credere che la vita non sia finita, ma che la vita è bella, perché la vita è una cosa meravigliosa, va rispettata la vita. Noi abbiamo l'obbligo di rispettarla, ma soprattutto l'obbligo di far vedere agli altri che se anche sei una persona malata, la vita non cambia, la vita non ti deve abbruttire. La vita va vissuta e va vissuta nel migliore dei modi. E quindi il centro clinico Nemo, le associazioni, le fondazioni, tutto questo mondo che si adopera nei confronti delle malattie genetiche cercano di regalarci un sorriso, e noi non dobbiamo distrarci da questo. Grazie per Francesco, grazie. Bellissime parole. Perciò allora ci vediamo il 4 di luglio. Ci vediamo il 4. Assolutamente sì, saremo presenti. Un abbraccio forte a tutti, a tua moglie, a Nicolò. Un abbraccio a voi e un grandissimo in bocca al lupo. Grazie. Ciao Daniela, grazie. Ciao Daniela, per far chiudere questo momento, no? Perché anche per raccontare un po' le nostre associazioni. Tu hai tanta, come diceva per Francesco, ci sono tante persone sul territorio che per Famiglie SMA si occupano appunto di promuovere l'inclusione di chi ha un problema come l'atrofia, no? Quanti sono in Italia i genitori che come Pierre combattono tutti i giorni insieme a Famiglie SMA, Dani?
Allora, noi come associazione abbiamo circa 400 iscritti, ovviamente tu sai benissimo che molti non appartengono magari all'associazione Famiglie SMA, sono legati a WildM, ma comunque la carica di Pierfrancesco è la cosa che accomuna tutti i genitori. Ed è bello, e l'abbiamo visto in queste puntate, oggi abbiamo visto la carica di un papà, le altre volte abbiamo visto quanto sono determinate le nostre mamme. A me piace sempre dire che Famiglie SMA nasce nel 2001 come associazione di genitori, ma oggi abbiamo tanti di quelli che erano i bimbi il cui futuro era incerto, che sono veramente parte integrante della nostra associazione. Ricordiamo Anita, avete visto Simona, Francesca, quindi siamo una famiglia che man mano si è allargata, però quello che ci caratterizza è il fatto che non ci arrendiamo noi genitori che abbiamo perso i bambini per l'atrofia più brutta, non si arrendono i genitori che hanno cominciato il loro percorso in un momento complicato, perché 10 anni fa la storia dell'atrofia muscolare spinale era diversa, e sono ancora determinati quelli che oggi hanno un futuro sicuramente diverso e che hanno una carica ancora più accesa, perché oggi è possibile avere una terapia e altre sono all'orizzonte. Quindi una storia che in questi 20 anni si è trasformata dall'inizio alla fine, vediamo veramente sossizio d'estate improvviso, luci che si sono accese all'orizzonte e che sono diventate veramente un'altra storia. Grazie Daniela. Grazie a voi. Grazie. Ci rivediamo grazie. Dopo. Fammi sognare, Alberto, mi fai sognare, mi fai dire una cosa. Io lo so, però ho sentito valanghe di miliardi in questi 2 mesi, no? A parlare dell'Europa, i miliardi, dobbiamo scoprire il vaccino per il Covid, no? E io sono contento, ovviamente, no? Io non so se ci ascoltano, se ascolteranno. Ho visto però che, per esempio, sul sito dell'Istituto del Ministero della Sanità è stata messa la notizia che oggi è la giornata mondiale sulla SLA. Quindi vuol dire che insomma, il ministro Speranza e i suoi collaboratori sono attenti. Mi piacerebbe che qualcosina di tutti quei miliardi andasse alla ricerca, andasse al fondo per le non autosufficienze. So che molti soldi sono stati messi all'ADI. Ecco, mi piacerebbe che si facesse uno sforzo in questo senso e che il budget dei prossimi anni per la ricerca sulle malattie genetiche, per il fondo per le non autosufficienze, aumentasse. Sarebbe un sogno quello di portarlo a 1 miliardo, per esempio, il fondo, perché i soldi per l'assistenza di qualità non bastano mai, e per i nostri ammalati, e non solo, per tutti i malati gravi e gravissimi, sarebbe importante, molto importante. Spero che il ministro Speranza e tutti gli altri ministeri interessati, perché il fondo è anche strettamente collegato al Ministero per le Politiche Sociali, ci pensino, e magari prossimamente potremmo fare una riunione e decidere l'aumento del fondo. Non sarebbe male, non sarebbe male. Assolutamente. Vabbè, dopo questo piccolotto, io so che sono un sognatore, spero, no. Ma ho molta stima sia di Speranza che di Conte, non ho paura a dirlo. Secondo me sono stati bravi in un momento così complicato e difficile. Spero che ci pensino. Alberto, andiamo subito ad Andrea e Michele. Eh sì, i nostri. Eccoli qui. Perché poi dire padrini. Eccoci. Qua. Ciao ragazzi. Ciao. Andrea. Come state? Ciao. Evviva. Andrea, molto bene. Ragazzi. Io bene, ragazzi, ecco Michele. Eccolo Michele. Ecco. Ciao ragazzi, vi vedo bene, vi vedo in forma, vi vedo tonici. Oh, sì, sentite qua, ora, sentite qui. Buona giornata mondiale sulla SLA, Dobbiamo festeggiare questo inizio d'estate, una giornata importante. Leggevo di questo registro dei malati di SLA, insomma una bella iniziativa. Si fanno passi avanti, quindi, bene. Eh sì, perché noi ci proviamo a mettere al centro il paziente, Andrea, Michele, perché tutti ne parlano, noi lo facciamo, perché noi abbiamo fatto 2 iniziative, mettiamo in mano 2 strumenti importantissimi al mondo della ricerca, il registro e la biobanca, e speriamo che ci sia un'adesione massiccia di tutti i soggetti interessati. Bene, dai,
Bene, 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 bene. Ci fa piacere che comunque... Senti, che state combinando voi, ragazzacci? Che allora, combinate? Oggi siamo io a casa, anche Michele, che è di qua. Io, guarda, sono due giorni che sono nell'orto, ragazzi. Ho anche l'abbronzatura da orto, se volete vederla. Ah. Quella fantastica. Quindi, insomma, sono bucolico. Mi sto intrattenendo nella mia piccola magione bresciana. No, io invece sono a Cremona a casa. E, sai... La domenica è l'unico giorno in cui possiamo un attimo dormire un po' di più rispetto agli altri giorni della settimana. No, ma Andre, di bene, scusa, di bene. Poi col Covid-19, ragazzi, siamo disoccupati perché non abbiamo più un evento fino al 2021. Quindi, insomma, cioè, ci ha messo un po' in prepensionamento sto cavolo di Covid-19. Perciò ti tocca fare il contadino, devi fare l'oro. Anche noi con la Fondazione Viale Mauro siamo un po' in difficoltà. Beh, ma immagino, tutto il mondo, immagino. No, del... Siamo un po' preoccupati. Dicevo, quello che stai dicendo tu è una sacrosanta verità, perché poi, cioè, questo Covid-19, nella sua pericolosità e nella sua drammaticità di questi ultimi tre mesi, ha rubato un po' la scena a tutte quelle che sono le fondazioni, no, che ci sono in Italia. Sono state tante le domande che sono arrivate in radio a noi in questo ultimo periodo di fondazioni che hanno bisogno di essere aiutate anche attraverso la visibilità per cercare di tornare a galla, perché sono state sotterrate dalla problematica del Covid, e quindi fondazioni che stanno comunque che stanno in piedi grazie alle donazioni un po' di tutti, sai, in questo periodo dove il focus è stato quello del Covid-19, hanno perso sicuramente la ribalta e un po' d'aiuti per strada. Quindi, insomma, è stato, immagino che anche per voi, come per tutti gli altri, non sia stato un periodo molto semplice, giusto Alberto? Tu che sei sul campo. Sì, non è un periodo facile, non lo sarà anche nei prossimi mesi, come dicevi tu, siamo tutti un po' fermi, no? Anche intimoriti dal fare un certo tipo di azione, ecco. Però abbiamo la fortuna, e il motivo per la quale vi abbiamo invitato è, oltre a ringraziarvi, Massimo ricordava i 15 anni di viaggio che fate insieme a noi, ma per ringraziarvi perché quando abbiamo immaginato, no, di fare questo evento, voi ci avete ospitato nel vostro programma su Facebook, abbiamo potuto raccontare insieme a voi sempre la storia della nostra comunità, perciò ci piaceva l'idea di non chiudere, ma di iniziare l'estate insieme a voi che siete la nostra madrina, il nostro padrino. Io posso fare la madrina. Chi è la madrina? Chi è il padrino? Io vorrei fare la madrina, è sempre stato il mio sogno, la madrina con la barba. Non so se può piacere questa versione. Assolutamente. Sì, non sì, è sì, male. Poi Massimo, abbiamo qualcosa da recuperare perché ci siamo fumati una Vialli Mauro. Tu sai che noi siamo... questa cosa ci teniamo però, moltissimo. Infatti Gianluca e io siamo molto preoccupati e speriamo che possano aprire presto agli assembramenti. Tutti perché noi. La nostra gara era un happening, no? Sia la parte golfistica che la parte ludica, diciamo, rappresentava poter organizzare una cena con tante persone, ad abbracciarsi, a sbaciucchiarsi, voi sapete bene, però non abbiamo potuto farla quest'anno. Speriamo di poterla fare la prossima, la primavera. Ci dispiace molto questa cosa e ci dispiace anche che altri eventi legati alla SLA, ad esempio io sto pensando alla giornata al castello col risotto, no? Avete già preso una decisione in questo momento. Purtroppo. Non si riuscirà a fare, immagino, era settembre. Massimo per... Non per ancora. Infatti, non vedo più Massimo. Però per esempio stiamo cercando di sfruttare anche noi, no? Il web, cercare per esempio la giornata nazionale di AISA, cercare di offrire le bottiglie di vino online, in qualche maniera dovremmo fare, perché ragazzi mica possiamo stare lontano dai i straordinari professionisti dei centri Nemo, oppure tutti i familiari degli ammalati che hanno bisogno di sostegno. Noi qualcosa ci dobbiamo inventare, certo, perché altri quattro Nemo li faremo, Ancona, Brescia, Napoli e Trento, quindi diventeranno 8. E che li vuoi abbandonare? No, noi dovremmo assolutamente trovare il modo di continuare. Ma no Max, io penso che comunque ci sia un lento
Ma continuo ritorno verso la normalità, dai, lo stiamo vedendo anche noi, anche nell'ambiente dell'intrattenimento qualcosa si è mosso. Ho visto in questo weekend che comunque hanno cominciato a aprire i locali, e quindi sai, quando si parla di locali si parla di assembramento, con tutte chiaramente le limitazioni del caso, però insomma, devo dire che i dati sono anche abbastanza confortanti, quindi cioè, dovremmo riuscire secondo me ad andare a far qualcosa di a tornare alla lenta normalità tra poco, questa lenta normalità che ci permetterà sicuramente di mettere un po' più la lente di ingrandimento anche su situazioni come la vostra, e nel frattempo giustamente dando spazio a delle iniziative online, continuare a sostenerla, e sostenere i centri NEMO, sostenere tutta la ricerca che ne ha speriamo. Bisogno. Dai, speriamo, Michi, speriamo. Posso, tanto... posso fare un saluto al volo? Alla Grazia, certo. Alla Grazia e alla Silvia, che hanno commentato, sto leggendo i commenti, grazie a Micarelli, Silvia Anceschi, le nostre ragazze dell'organizzazione che insomma abbiamo a cuore perché le conosciamo da tanti anni. E ma ce ne sono altre ancora più brave e più belle di loro. C'è Silvia, Silvia dove la metti? Silvia Codispoti dove la metti? No. Senza Silvia Codispoti le altre due non vanno avanti. Poi c'è Chiara, c'è le ragazze di Famiglie SMA e Will DM che hanno lavorato a questa cosa, dove le metti? No, hai ragione, hai ragione. Le salutiamo, siamo tanti. Noi abbiamo fatto una citazione di cuore, tu sai che abbiamo cominciato con la Grazia e con la Silvia, insomma, tra l'altro che io ero completamente nero di capelli e Andrea aveva i capelli. Io li avevo, ragazzi. Questa roba che io sono bianco, quello non ne ha più, e Max invece è ancora perfetto. Cioè, sta roba qua. Oh. No, però ci io non avevo i figli. Cioè. Io non avevo i figli, adesso ne ho due. Esatto, tu non avevi i figli. Li salutiamo! Ciao ragazzi! Sì, però ci date la possibilità di ringraziare tutti quelli che ci hanno permesso di fare queste puntate. Tra l'altro veramente per noi ogni puntata è stata... Io pensavo a voi che tutti i giorni eravate sempre su Facebook. Insomma, è un lavoro veramente eccezionale. Perciò vi faccio anche i complimenti perché... Immagino tutto l'investimento di preparazione, poi la diretta, insomma, veramente. Guarda, io vi ho... Alberto, l'abbiamo fatto per una questione. Prima di tutto dobbiamo perdere contatto con i nostri ascoltatori, che era la cosa fondamentale. La seconda, attraverso i format che abbiamo messo su Facebook, è stata quella di dare voce ad un settore, che era quello dell'intrattenimento / intrattenimento notturno, che fino a poco tempo fa non era stato assolutamente considerato. È un settore importante che comunque ha più di 100.000 persone che ci lavorano, che genera 4,5 miliardi di fatturato all'anno. Insomma, trascurarlo completamente senza dare almeno una data per un rinizio, comunque una rassicurazione o comunque un aiuto dal punto di vista economico, sai, era per noi era fondamentale far sentire un po' la voce da parte di tutti gli addetti ai lavori, e questo è stato fatto nel corso di questi due mesi con questo piccolo programmino che facevamo il martedì, che ha ospitato, diciamo, i DJ più importanti e i più importanti gestori di locali italiani, quindi l'abbiamo fatto proprio in quella direzione lì. Fortunatamente si è mosso anche qualcosa, meglio così, dai. Esatto. Michi, tu mi avresti detto, siccome il ruolo è cambiato, tu mi avresti detto, Massimo, un pochettino più rapido, più sintetico. No, ma invece, scusa, posso dire una cosa? Ti stavo guardando perché sono collegato da 20 minuti, intanto sto facendo delle altre cose, ma vi tenevo così in sottofondo. Devo dire che Mauro, ragazzi, è pronto per una prima serata. Ma smettila, ma finiscila. No, invece sei... Il nuovo Carlo Conti E anche sì, l'abbronzatura, per l'abbronzatura. Esatto. Vabbè, io sono in Calabria, ragazzi. In Calabria il virus, l'anduia, il peperoncino, il vento, dove il virus? Hai capito? La cura del COVID. Una proposta. Ti faccio una invece proposta. Vi volevo dire una cosa. Sì. Perché le altre 10, state attenti ai numeri, le altre 10 ero emozionato. Oggi
che è l'undicesima, sono a mio agio. Perché secondo voi? 10, 11, e dai, sveglia, è la squadra di calcio, no? Sembra fatto apposta, non l'abbiamo fatta apposta. Ma 11 puntate abbiamo fatto. Ma scusa, perché vuol dire che tu hai fatto il pallone? Cioè, mi ero, me l'ero persa sta cosa qua per strada. È vero, cacchio. Guarda che divento cattivo, eh. Andrei, guarda che divento cattivo. Andrei, no, perché non mi ricordavo più che Max aveva giocato a pallone anche in squadre importanti. La Juve ha vinto la Coppa, no? Mi pare che la Juve ha vinto la Coppa. Avete alzato la Coppa? Sì, ecco, vedi, lo sapevo. Ma quale? Quale, Max? Perché i nostri amici che ci stanno ascoltando devono sapere che adesso sto combattendo contro tre juventini. Alberto Fontana, Andrea Marchesi, Michele Mainardi, sono gobbi. È vero. Molto. Quindi, ma... viva Napoli che ha alzato la coppa. Tiè. Ah, perché ma tu sì, sei tifoso napoletano, ovviamente. No, io non so, io sono tifoso solo del Catanzaro. Poi ho avuto fortuna di giocare nel Napoli e nella Juve, ma il Catanzaro quando io ero piccolino era in Serie A e andava anche molto bene. No, quindi... Andrea, sì. Se avesse vinto la Juve avrebbe fatto il contrario. No, lui è il numero uno. Diplomatico. Allora, scusa, avesse vinto l'Udinese, uguale, cioè avrebbe fatto il contrario. Fuori dalla piattaforma, via che devo parlare con gente adesso importante. Ron ciao, e Neri Marco Re. Molto via, meglio di fuori voi. Di qua. Usciamo. Andate ciao, via. Ragazzi. Grazie. Ciao ragazzi. No, grazie a voi. Ciao Alberto. Viva l'Isla. Ciao. Ciao Andrea, ciao Michele, ciao. Grazie, bellissimo. Grandi, sono grandi. Siamo veramente proprio fortunati, Siamo proprio fortunati. Siamo dei amici eccezionali. Bella gente. Dai, dentro Ron, dentro Neri. Adesso questi ci fanno Neri veramente, Alberto. Io sto zitto adesso. Ecco, ciao. Ecco Ron. Ciao a tutti. Ecco ciao. Ron. Ciao. Bene, grazie, tu? Vi ho sentito, vi ho seguito. Grazie. Ciao Ron, abbiamo un po' scherzato. Tu sei sempre come al solito pronto ad affiancarci e noi siamo molto felici, molto anche perché anch'io, lo fai ormai anch'io. Da tempo. Ricordavamo una grande iniziativa insieme alla RAI. In una giornata nazionale sulla SLA, era anche quella la giornata mondiale sulla SLA, se non sbaglio. Era prima dell'estate, per cui... Ecco Neri! Ecco, vedi? Grazie, ciao! Fai, Neri, ciao. Ho la maglietta! Guarda che... Anch'io ce l'ho! Anch'io ce l'ho! No, non ce l'hai tu! È quella della salute, questo taglio da nazista da Schindler's List. No. Comunque sei scandaloso. Aspetta. Con questa abbronzatura l'hai appena detto. Sì, Calabria, te l'ho detto. La Calabria sì, ti è bullato. Non si fa così. Almeno in questo, ragazzi. Guarda me, mare, sole, vento e peperoncino. Siamo. Neri, sei tutto sfocato, come mai? Non è vero, sono i tuoi occhi. Hai preso una telecamera da poco. Ma come è sfocato? Io mi vedo benissimo. No, io... io vi lascerei, ragazzi. Anche lui c'ha una cosa, un alone molto misterioso davanti. Ah sì? Sì, effettivamente c'è qualche riflesso di luce. Sì. No, io ho la persiana dietro. Ma adesso vanno molto di moda quelle luci speciali sulle donne, no? Che sono tutte senza una ruga, senza niente. Per cui, sai, dai un po' di tempo ancora alla televisione che si riprenderà. Secondo me anche gli uomini, tutti i presentatori, ci arriveranno tutti. Che meraviglia. Ok, ragazzi, oggi è la giornata mondiale sulla SLA, siete qui per questo voi, perché vi dobbiamo ringraziare per tutto quello che avete fatto per questa iniziativa, ha raggiunto più di 228.000 euro, Neri, ti ricordi alla prima puntata tu sei venuto e incominciavamo 6.000, 10.000, 20.000,
siamo arrivati a 228, quindi devo dire che è una bella cosa, sì. Bellissimo. Guarda, complimenti a tutte le persone che hanno donato, quindi complimenti a voi che avete organizzato questa bella maratona. Comunque, Rosalino, sì, sai che c'hai problemi agli occhi tu, perché io mi vedo splendido, non so. No, tu sei sempre splendido, sei sempre... No, solo che hai provato a mettere degli effetti speciali e non ti è venuto molto bene. Sì, ho chiesto quella, ho preso consiglio da un paio di conduttori, in effetti, ma non me l'hanno voluto dare il segreto, e quindi alla fine forse avrei fatto meglio fare come Massimo, che non fa una mazza tutto il giorno, sta sempre in piscina, lui in calata. Guarda che colore che ha, guarda. Non ce l'ho la piscina. Per dare un'idea di povertà si è messo questa tapparella dietro che è finta, ovviamente non ce l'ha quella. Non fare lo scemo. No, vabbè, sai che vi fanno un sacco di complimenti, ma soprattutto Neri non ti conoscono bene, ti fanno tanti complimenti. Ron, quelli che gli fanno sono tutti meritati. È giusto. A te non ti conoscono proprio. Li approvo. Ma io sono molto a bere, Massimo, quindi riesco... così, ciurlando nel manico, basta che duro ancora una decina d'anni, poi vado in pensione e sono a posto, capito? Eh sì. Ma che fai con quella chitarra lì? Grandi strade piene, ecco, vedi? Alberghi trasformati, tu scrivi anche di notte, perché di notte non dormi mai. È difficile, mi sa, suonare senza latenza, vero Rosalino? Cioè, in che senso? Nel senso, se io suono e tu canti, forse siamo sfasati. Sì, siamo sfasati, sì, c'è proprio un ritardo, sì. Però, Ron, devo dire una cosa, aspetta Neri, devo dire una cosa, perché credo che sia una soddisfazione enorme per un artista. Neri ha chiesto di fare il collegamento insieme a te. Ci deve essere qualcosa, no? Onorato, perché era previsto lui e poi tu. Ha detto no, io lo voglio fare insieme a Ron. E io credo che questa sia una cosa bellissima. Molto, certo. E beh, ma guarda, allora, certo. Rosalino, vabbè, non è soltanto oggi collegato qua, ma lui ha dimostrato tutta la sua carriera, il cuore grande che ha e la sua generosità. Volevo ricordare innanzitutto la sua partecipazione a Risorgimarche, che è il festival che ho organizzato in questi anni. Che bello, mamma mia! Per le zone terremotate delle Marche. Il suo concerto è stato bellissimo e lo ringrazio ancora adesso. E poi avevamo organizzato un'altra serata a Parma, una raccolta fondi per l'ospedale di Parma, e io l'ho chiamato e anche in quell'occasione è venuto con entusiasmo, con la sua generosità, ed è stata una serata anche quella memorabile, per cui mi faceva piacere stare in collegamento con lui. Adesso gli volevo spoilerare la canzone, ma non posso riuscire a farlo, era giusto uno scherzo, quindi se lui c'ha una chitarra o un pianoforte sotto mano la lascio volentieri a lui, diciamo. No, perché dividiamoci la canzone, un pezzo io e un pezzo te. Fare squadra è sempre una cosa importante. Grazie Ron, davvero, perché quello che dice Neri ovviamente è molto vero. Noi lo sappiamo bene, noi di Aisla, perché tu sei nel nostro consiglio di direttivo da tantissimo tempo, da prima che ci fossimo noi, quindi assolutamente vero. E ovviamente conosciamo. E poi il grande concerto del 21 giugno 2009 a Vicenza, proprio in occasione del Global Day, dove ci furono anche bellissima quella serata. Sì, tantissimi ospiti, è stata una cosa veramente bella, sentita, un mare di gente. Bella, molto. Bene. Io direi... Qua chiedono di suonare, eh? Ah sì? Io direi... Sì. Ma va? No, ma suoniamo. Io direi, guarda, io la chitarra ce l'ho. Vai. Casualmente. Si sente? Benissimo. Si sente bene, molto bene. Senti, facciamo una cosa.
Scambiamoci un pochino la canzone. Cioè, io l'attacco, poi nella seconda strofa entri tu, ma suoni anche, perché sennò non andiamo insieme. Sì, Vito? Proviamo a vedere, vai, vediamo se... Dai. Grandi strade piene, vecchi alberghi trasformati, scrivi anche di notte, perché di notte non dormi mai. Buio anche tra i fari, tra ragazzi come te, canti, smetti e canti, dai che non ti fermerai. Vai, Neri. Caffè alla mattina, puoi fumarti il pomeriggio, si parlerà del tempo e se c'è pioggia non suonerai. Quante intere urbane per dire come stai, raccontare dei successi e dei fischi non parlarne mai. E se ti fermi, convinto che ti si può ricordare, hai davanti un altro viaggio, una città per cantare. Alle ragazze non chiedere niente, perché niente ti possono dare. Se il tuo nome non è sui giornali, tu si fa dimenticare. Lungo la strada tante facce diventano una, che finisci per dimenticare. Tu la confondi con la luna. Vai, Neri. E quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare, hai davanti un altro viaggio e una città per cantare. Grandi strade piene, vecchi alberghi dimenticati, io non so se ti conviene, i tuoi amori dove sono andati. Vai. Buia è la sala, devi ancora cominciare. Tu provi, smetti e provi la canzone che dovrai cantare. Quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare. Vai, Neri. Hai davanti una canzone nuova, una città per cantare. Una città per cantare. Bravo, Neri. Grazie ragazzi, grazie. Chissà com'era. Eh sì, abbiamo sfidato. No, bellissima. La latenza. Bellissima. Poi avete una certa sensibilità, diciamo così. Siete proprio bravi. Lei, Rosalino, che Massimo vorrebbe fare, cioè lui ha fatto il calciatore che non voleva fare quello, no. Lui voleva fare il musicista, no. Voleva fare il cantante. Assolutamente sì. Io da bambino ho fatto il conservatorio, ho fatto 5 anni di pianoforte, poi per fortuna mia ho giocato a calcio, però insomma, era un mio sogno. Qualche contesto lui mi chiede sempre: dai, fammi fare una canzone, prendiamo qualche canzone insieme, insomma, e quindi si capisce che c'è questa passione per quella per il calcio. Ma dopo il lockdown tutti si devono aprire,
svestire, tirar fuori tutte le loro toste. No, eh sì, giusto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Però io devo dire che ci sentiamo fortunati noi di questa iniziativa, perché vi abbiamo avuto tra le nostre file, direbbero quelli bravi. E davvero è stato bello poter alzare il telefono e chiedervi supporto. E farlo così semplicemente, così facilmente, come l'abbiamo fatto noi, come l'ha fatto Grazia, come l'ha fatto Silvia, no? Tutte le ragazze che hanno lavorato a questa cosa. Questa è una bella cosa, ragazzi, lo so che dico no, però potervi contattare semplicemente, questa è una bella cosa. Fallo ancora tranquillamente. E ne abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno. Sì, certo. È solo un piacere, certo. Che se insieme riusciamo a fare qualcosa di buono dopo tutti i danni che facciamo in privato, tra tutta la... Infatti, Neri, ci tengo a dirlo, perché... cioè, i centri Nemo sono stati capofila della sperimentazione sullo Spinraza. Lo Spinraza è un farmaco, Alberto conosce bene, perché Alberto è ammalato di SMA, anche lui, che ha ottenuto dei risultati sui bambini straordinari. E non detto da me, detto dai genitori, ovviamente è provato. No, quindi quello che facciamo ha avuto risultati di questo tipo, perciò io sono contento di rompervi le scatole, no? E contento della vostra partecipazione, perché ha avuto un risultato fantastico e dobbiamo fare sempre di più, perché dobbiamo arrivare anche a un farmaco per la SLA. No, ma... e magari lo Spinraza, no Alberto? No? Magari lo Spinraza può essere... Beh, prego, in questa giornata che è molto particolare, dove tutto il mondo ricorda appunto la lotta contro la SLA, sicuramente speriamo che sia un anno importante proprio sui farmaci innovativi, che si possa finalmente, come è stato nella SMA, che è una malattia anch'essa del motoneurone, aprirsi nuove speranze. È importante che tutti diano un contributo, no? Perciò, come ricordavi tu, che il nostro paese investa in ricerca scientifica e così si crei veramente un'occasione vera, non tanto per dire. Perciò speriamo che questa prima giornata di estate sia veramente di luce per tutte le persone che hanno anche il compito di governare il nostro paese e di individuare nella ricerca scientifica il futuro anche. Senti, ma io vorrei dire una cosa che è importante, che nel giro di questi ultimi due anni AISLA ha dato vita a due progetti importanti, significativi per lo sviluppo della ricerca sulla malattia. E la Biobanca Nazionale SLA ed il registro dei pazienti. E l'appello che rivolgo tanto alla comunità dei ricercatori per la biobanca, quanto a quella dei pazienti per registro, è di parteciparvi attivamente affinché questi due strumenti possano portare i risultati attesi. Ecco, secondo me questa è una cosa molto importante. Grazie davvero. Questa è una cosa importante. E io volevo aggiungere una cosa, Massimo, perché... No, quando hai detto dei risultati, ovviamente ottenuti, dei fondi raccolti, l'importanza di metterci la faccia in un'attualità nella quale ovviamente le richieste di sostegno, di aiuto, di generosità agli italiani si moltiplicano e la maggior parte delle volte sono sempre motivi nobili e giustificati, però è importante proprio sapere quello che hai appena ribadito tu, ovvero che tutti i fondi che vengono raccolti poi vengono utilizzati per ottenere risultati importanti, no? E avere la certezza che qualsiasi donazione venga fatta, dal semplice euro a somme più considerevoli, finiscano effettivamente in mani serie che li utilizzano, è una cosa credo fondamentale, tanto più vista la premessa che facevo. E in questo senso vale appunto il fatto che uno si possa fidare di qualcuno, no? Che magari segue per percorsi artistici o sportivi, no? E sapere che quella persona ci mette la faccia
e quindi sapere che se tu ti fidi di quella persona, ti ispira, l'hai seguito nel suo percorso professionale, sapere che è molto più probabile che quei soldi vadano effettivamente a finire laddove devono finire. Lo dico questo anche in virtù dell'esperienza che ho nel testimonial della Lega del Filo d'Oro, che io seguivo e conoscevo da tempo, da quando Renzo Arbore è sempre stato il testimone della Lega del Filo d'Oro. Per me la sua presenza lì ha sempre significato, è sempre stata sinonimo di serietà, ed è il motivo per il quale poi quando mi hanno chiesto di affiancarlo non ho avuto esitazione nel farlo, perché sapevo che era un'organizzazione seria, e questo credo sia importante ribadirlo per tutte le persone che ascoltano, perché appunto le richieste sono sempre di più e si fa anche fatica a volte, no, a orientarsi per poter aiutare un po' qua, un po' là. Certo che Massimo sarebbe importante. Ringrazio di queste parole, Neri. Grazie. Sarebbe importante parlare con Conte di queste cose, no? Alberto, io ti ripeto, sono sempre stato un po' sognatore in questo, no? Però è venuto il momento, secondo me, perché è chiaro che il Covid ha toccato tutto il mondo e quindi tutti quanti abbiamo capito quanto è importante finanziare la ricerca per arrivare al vaccino. E questo, se me lo consentite, mi fa un po' incazzare. Perché? Allora, siccome ha toccato l'interesse di tutti i cittadini di tutto il mondo, allora abbiamo capito quanto è importante finanziare la ricerca. Allora, quelli che sono sfigati nella vita e hanno avuto un problema serio, come per esempio i nostri ammalati, non sono tantissimi, ma che fa, li abbandoniamo? Ma perché? Per quelli non è giusto non far mancare i fondi alla ricerca? Io questo che non capisco, in un momento così, con tanti soldi a disposizione, si parla per tutte le categorie di miliardi, ma vuoi dire che un paese civile si contraddistingue perché un po' di questi fondi li mette, no, su quei settori dove ce ne sono pochi? E nel nostro settore ce n'è pochissimi, perché se non fossimo i privati a fare di più, ce n'è davvero molto pochi. Allora io ripeto, due nomi in questo, perché li ho seguiti e secondo me sono bravi: Speranza e Conte. E fate qualcosa, secondo me, di più. Secondo me Conte può dirci qualcosa, vero? Allora io raccolgo l'indignazione che è stata sollevata dal compagno Massimo Mauro, per dire che sicuramente cercheremo di fare di più e meglio, ma intanto, visto che prima accennava a questi prodotti tipici della sua regione, la Calabria, lo invito agli stati generali qui a Villa Panfili, con appunto, però l'unica richiesta è quella di portare almeno un chilo di nduja da distribuire tra tutte le persone qui. Facciamo una bella scampagnata e poi ci occuperemo di più, diciamo, di cose tanto importanti. Grande, Neri. Che sono state appena citate da Massimo. Va bene. Marco, ciao. Il microfono, Marco. Io aspetto l'andamento. Questa promessa del governo vorrei che fosse rispettata. Volevo salutare perché ho cantato tutto il tempo, vi ho seguito, siete persone straordinarie. E sapere di avere nella squadra due ali come voi che la buttano in mezzo ci fa piacere, fare gol anche a noi. Grazie Marco. Hai delle richieste particolari per Rosalino? Faccio una sorta di conduttore DJ, perché qua ho visto prima nei messaggi che qualcuno ha chiesto Non abbiamo bisogno di parole, che è anche una delle mie canzoni preferite di Rosalino, alla quale richiesta mi accodo. Però se tu, Marco, hai altre... No, anch'io stavo aspettando quella. Poi vabbè, Rosalino può cantare di tutto, è bravissimo, eccezionale. Ah, sì. Io l'ho visto e per me è straordinario proprio. Grazie. Io poi non resisto, mi metto sotto, canto anch'io, è una cosa meravigliosa. Anch'io. La musica unisce. Cioè, gli obiettivi belli e la musica uniscono, c'è poco da fare. È vero. Bisogna essere forti in questo momento, sai, perché la musica
sta vivendo un periodaccio, tante altre forme di vita e di spettacolo e di stanno molto male, stanno messi male. E per cui oggi che è la giornata questa situazione mondiale della musica veramente ha sottolineato tante criticità. Dobbiamo essere bravi a ripartire mettendo a posto proprio quelle cose che insomma Massimo ne stava sottolineando alcune, ma tutto il mondo è ovviamente stato toccato da questo, il mondo dell'arte, il mondo della ricerca, il mondo dei genitori, mi viene da dire, il mondo del lavoro. Dobbiamo veramente far qualcosa e dobbiamo fare azioni. Direi che non abbiamo bisogno di parole, giusto? No, in effetti no, però secondo me in questo caso ci vogliono le parole. Se no Conte non sente. Vai. Adesso vieni qui. Adesso vieni qui e chiudi dolcemente gli occhi tuoi. Vedrai che la tristezza passerà, il resto poi chissà verrà domani. Voglio star con te, baciare le tue labbra, dirti che in questo tempo dove tutto passa, dove tutto cambia, noi siamo ancora qua e non abbiamo bisogno di parole per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore. Ma ti solleverò tutte le volte che cadrai, raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai, seguirò il tuo volo senza interferire mai, perché quello che voglio è stare insieme a te, senza catene. Stare insieme a te. Ah, ah. Vieni più vicino e sciogli i tuoi capelli, amore mio. Il sole ti accarezzo anch'io. E tu sei una rosa rossa. Vieni più vicino. Accendi questo fuoco, amore mio, e bruceranno tutte le paure. Adesso lasciati andare, non abbiamo bisogno di parole per spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore. Ti solleverò tutte le volte che cadrai, raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai, seguirò il tuo volo senza interferire mai, perché quello che voglio è stare insieme a te, senza catene, stare insieme a te. Ma ti solleverò delle volte che cadrai, raccoglierò i tuoi fiori che per strada perderai, seguirò il tuo volo senza interferire mai, perché quello che voglio è stare insieme a te, senza catene, stare insieme a te. Grazie, grandissimo, grandissimo. Grazie, grazie.
Grazie, grazie. Un mio amico musicista, Neri, una volta, sentendo Ron cantare, disse: ma non ha una voce, ha una cassa armonica. sì, veramente, bellissimo. Gran bel complimento. Grazie, la cassa grazie. Armonica è bella, in effetti sì. Sì, vengono fuori delle note che non si avvertono facilmente. Certo. Mi suona bene. Grazie, grazie. Ragazzi, chiusura migliore non ci poteva essere. No. Speriamo che Conte abbia visto, che gli arrivino questi messaggi. Speriamo bene. Per fare. Qua da una parte mi chiedono una cosa, dall'altra un'altra. Io ho due mani sole, io non campo sempre, ragazzi. Voi mi dovete aiutare. Datti da fare, Conte, datti da fare. Noi ti verremo sempre a bussare, per ricordarti soprattutto dell'Anduia, come dicevo prima. Bravo Marco, bravo. Va bene. Un bacio bene. A tutti, grazie, ragazzi. Ciao, adesso rivolgo Alberto. Ci hanno fatto cantare, vedi, nella giornata della musica, siamo riusciti a cantare, vedi? A differenza di tanti che non riescono a farlo, porca miseria. Quando potremo, dobbiamo fare una cantata tutti insieme, uno a fianco all'altro con le nostre magliette, ma vicini, soprattutto ma vicini. Certo. Eccola qua. Che scorre in sovrapposizione. Sarà solo un piacere, Marco. Ci inviti a nozze, quindi organizziamo presto. Va benissimo. Bene. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao Ron, grazie. Ciao Massimo, grazie. Ciao Neri, ciao Emma. Ciao Ron, Marco, grazie davvero, grazie. Ciao. Massimo, Marco, eccezionale. Ciao. Eccezionale. È veramente quello che ho detto prima. Il fatto di poterli chiamare semplicemente, senza ansia, senza, no? Questo a me fa piacere molto, perché vuol dire che sono persone speciali. No? Anche ma poi se Marco... sei accorto? Marco Rosi, ti sei accorto? Il brivido partiva da tutta Italia. Cioè siamo in tutta Italia, cioè abbiamo fatto venire la pelle d'oca a tutti. Loro sono veramente stupendi. Eccezionali, capito? Sì, però sì. Marco voleva cantare, io lo so, perché tu non lo sai. Ma io Marco quando vedrò Marco Ron canterò, canto, assolutamente. È un canterino pazzesco. No, ma ragazzi, ma canteremo fra di noi, perché è giusto quando ci sono i professionisti che lo facciano i professionisti, no? Invece vabbè, cioè, poi noi magari organizzeremo qualcosa che porterà a fare brutta figura, ovviamente. Dani, tu canti? Certo che canto, poi con Ron come si fa a non cantare? Cantare, brava Daniela, brava. Vogliamo fare un piccolo pensierino finale, tutti e quattro, e poi chiudiamo? Prima le signore, Daniela, prego. Non si può chiudere, in realtà possiamo solo dire arrivederci, perché è stato così bello che dobbiamo per forza ripeterlo presto. Marco? Io sono d'accordo con Daniela. Noi abbiamo aperto in questo momento negativo una finestra sui nostri mondi, e adesso che ci avete visti, adesso che avete visto cosa c'è dietro quella finestra, dovete continuare a starci vicini. Noi ci siamo sempre per tutti, perché quello che dicevi tu, Massimo, è corretto. La normalità è fatta, è come un puzzle, fatta da tanti pezzettini di diversità, non si può dimenticare niente, è così che il quadro diventa più colorato e più bello, quindi non possiamo perdere pezzi per strada. Noi ve ne abbiamo raccontato uno che è grande, che si chiama neuromuscolare, abbiamo messo sul piatto anche un po' di soluzioni, ci state aiutando, però non vogliamo perderci. Io ho perso un amico con la SMA. Si chiamava Peppe Loiero, di un ragazzo di Catanzaro. Quando sono andato a fargli visita, ho toccato con mano che l'amore della mamma ha tenuto in vita per tantissimi anni questo ragazzo con la malattia.
uguale a quella di Pier Francesco. Perché mi collego? Perché parlo di Pier Francesco? Perché davvero le parole di Pier Francesco sono la migliore rappresentazione del nostro mondo. Ecco, questo mi ha toccato, l'ho definito campione perché davvero l'abbiamo conosciuto. Io l'ho conosciuto a Napoli, alla presentazione del Nemo Napoli, un anno fa, se non ricordo male, Alberto. E credo che quello che ha detto sui bambini è straordinario. Sono proprio loro che spesso danno la forza a noi adulti di incominciare di andare avanti. Quindi adesso sono contento di incontrarlo il 4 luglio per l'apertura del Nemo a Napoli, perché insomma incontrare persone come Pier Francesco fa sempre bene. E a te la chiusura, Alberto. No, beh, io devo ringraziare voi tre, perché come sempre, oltre a essere punto di riferimento nelle vostre organizzazioni, siete anche un punto di riferimento per il progetto Nemo. Io credo che la cosa più bella che ogni volta cerchiamo tutti insieme di affermare è il fatto che cerchiamo di dar voce alla nostra comunità. E mentre lo facciamo, continuiamo a dire con forza che non abbiamo nessuna intenzione di sopravvivere alla nostra malattia, ma di vivere. E perciò abbiamo tutti il dovere di dare un piccolo contributo. Il farlo insieme credo che sia la cosa più bella, e noi siamo per certi versi testimoni del fatto che le cose che vengono meglio si fanno insieme agli altri, e perciò devo dire che un grazie a voi, un grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato nel realizzare questa piccola cosa. Io mi sento veramente, e anzi mi scuso, perché sicuramente questo è un ruolo nuovo, no? che mi sono inventato, che ci siamo inventati, perciò ringrazio la pazienza di chi ci ha supportato, ringrazio la pazienza di chi ci ha ascoltato, di chi ci ha mandato i messaggi, ringrazio gli ambasciatori. Oggi tra l'altro Nino D'Angelo compie gli anni, perciò lo salutiamo, che è uno dei nostri ambasciatori. Ringrazio i sostenitori, ci sono state aziende che hanno fatto donazioni importanti, che ci hanno permesso, ma soprattutto ringrazio tutti i nostri professionisti, i volontari che ci hanno fatto vivere questi 90 giorni nella certezza della loro presenza, e li ringrazio soprattutto per quello che faranno domani, e ringrazio voi per essere parte di questo grande progetto che è il desiderio di sconfiggere tutte le malattie neuromuscolari. Alberto, non mi arrabbiate, però voglio salutare due ammalati, uno al nord e uno al sud. Paolo Zanini al nord, 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 e Michele La Pusada a sud, a sud, a sud. Ciao a tutti. Ciao. 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 Eccomi. Buonasera a tutti. Potreste dire al signor Rosalino Cellamare che ho trovato io i fiori che ha perso quella signorina della canzone? Ecco, che io ce li ho a casa e che se vuole passare a prenderli, li conservo. No, in effetti, questa è la chiusura di una serie di puntate bellissime. E allora io questo mazzo di fiori, visto che è estate e visto che siamo arrivati alla puntata del solstizio, lo voglio dare uno per uno a ciascuno di noi, a Massimo Mauro, che è una star, che dopo la maglia azzurrina ora indossa quella dei distratti ma vicini, che è proprio bellina. Tiè, ho fatto anche la poesia. Poi ad Alberto Fontana, che è l'informatore che è informato, che oltre ad essere un capo nato, non dice mai un numero sbagliato. Ragazzi, ha detto milioni di cifre, non ne ha mai sbagliata una. E io proporrei che, visto che ha parlato di cifre, faccio un po' frassica: donate l'equivalente di 10 cene. E voi
vedrete che noi non ve ne doneremo neanche una, ma saremo molto grati se ci donate l'equivalente di 10 cene. Coraggio, coraggio, dai. Poi vorrei dire grazie a Marco e Daniela con questo bel fiore lilla, che lavorano duro e che aspettano tante cose e ne fanno altrettante. Ai nostri testimoni, ai nostri ambasciatori, ai nostri grandi esperti, anche al nostro regista Luca Biondi alias Blue Chaos, che mi mette sempre tutte le mie immagini in tempi meravigliosi. Grazie a Grazia e a Silvia che stanno nel backstage, ma non è tanto un backstage, dovrebbero stare sullo stage. E poi grazie a Stefania, ma l'avete vista, che è una fata che racconta fiabe che fanno sorridere, è la prima fatina di YouTube, andiamola a risentire anche lì. E poi a Pier Francesco un omaggio speciale. Sapete cosa sono questi? Sono, per rimanere in campo estivo, i pomodori sorrentini, i più buoni, dedicati a un papà speciale, meraviglioso, e che vorrò gustare insieme a lui e alla sua famiglia la prossima volta che ci vedremo. E poi, insomma, grazie a Ron e a Neri, che sono due artisti che sono dolci e che duettano nonostante il web, ragazzi. Tutti gli artisti hanno una paura folle del web e loro, guardate, duettano in un modo meraviglioso. Ma è arrivato il solstizio d'estate e il 21 giugno è anche la giornata mondiale della SLA, come avete detto, che ha, forse voi non lo sapete, se non lo sapete ve lo dico io, come simbolo il fiordaliso, che si chiama Centaurea Cyanus. È stato battezzato così da Linneo nel 1737. Perché? Perché Chirone, che era un centauro a cui Zeus aveva dato l'immortalità, un bel giorno venne ferito da una freccia avvelenata, ma siccome non poteva morire, questo poveretto non sapeva più che cosa fare e l'unica cosa che lo guarì fu un decotto di fiordaliso. Ecco perché si chiama Centaura in latino. Era anche il fiore preferito dell'imperatrice Sissi, l'imperatrice viennese, che a Venezia, nei suoi appartamenti, pensate, fece decorare tutte le stanze con i fiori di fiordaliso. Ma nel linguaggio dei fiori e delle piante, secondo la tradizione, il fiordaliso è un fiore che dà amicizia sincera e è un augurio di felicità e dona leggerezza e dolcezza. Ebbene, ecco, devo dire che fare una bella giornata del fiordaliso non sarebbe male, anche perché è un fiore facilissimo da coltivare, è assolutamente facile anche da mantenere ed è un fiore davvero meraviglioso. Ma devo dire che appunto l'altra cosa straordinaria è che nel solstizio d'estate c'è un inizio di riscaldamento dell'estate, della terra, del sole, perché tutto quel calore che viene ricevuto, sapete, il solstizio è il giorno più lungo, quindi è il giorno con più luce, con più sole, dà più calore e quindi inizia un periodo di riscaldamento, di calore, di estate, di belle temperature. E in questo giorno il sole è anche il simbolo del fuoco che entra nel segno del Cancro, che è un segno d'acqua e che è dominato dalla luna. E così il sole e la luna, il fuoco e l'acqua, la luce e l'ombra, il maschio e la femmina, il positivo e il negativo si fondono nel solstizio d'estate. E devo dire che è anche un giorno speciale che viene festeggiato dappertutto nel mondo. Pensate che da Stonehenge in Inghilterra fino ai paesi nordici, in Ucraina fanno la Kupala Night, fanno la notte di mezz'estate, fanno i fuochi del solstizio, anche in Tirolo.
e gli abitanti di Letgallia, che è una regione agricola della Lettonia, fanno il bagno nudi il giorno del solstizio. Sono gli ultimi pagani d'Europa, pensate. Sul Mar Baltico si gettano vestiti solamente da corone di alloro. In Spagna invece fanno falò, buttano via mobili, libri vecchi, cose vecchie. Soprattutto i bambini bruciano i libri scolastici che non usano più. Mentre quei marpioni degli indigeni Aymara, alcuni giorni prima del solstizio del 21, iniziano a festeggiare questo Tata Wilka, che è il loro padre sole, masticando foglie di coca. Ebbene, però vi voglio lasciare con Williamino, Shakespeareino, che è il mio poeta preferito, e che nel sonetto 18, questa volta, dice delle cose meravigliose sull'amore, e dice: Shall I compare thy to a summer's day? Devo paragonarti a un mattino d'estate, ma la tua eterna estate non sfiorirà. Ne perderai possesso della tua bellezza, né la morte si vanterà di coprirti con la sua ombra, poiché tu cresci nel tempo in versi eterni, e finché gli uomini respirano e occhi vedono, vivranno questi miei versi e daranno vita a te. Ecco, vi lascio con un abbraccio, un augurio di vita, come l'augurio di William Shakespeare, e vi voglio bene e vi dico viva la vita. Baci. Grazie Paolo, grazie davvero. E noi anche Paolo dobbiamo ringraziare, oltre a Stefania Pozzi, anche Paolo, perché è la voce narrante del nostro registro e quindi è stato a disposizione anche lui delle nostre esigenze. Alberto, ciao. Accendi il microfono. Eccoti. Vai. Ciao, adesso. grazie a tutti. Ciao Alberto. È stato un piacere, Alberto, davvero, stare accanto a te in queste 11 puntate. È stato un grande piacere. Anche a per me, come ciao a tutti. Ciao. To tell something else.
forget me.